Ragazzi, qua mantenete il silenzio fino allo stop. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Si tratta di un film che si chiama I Babysitter, che è un remake di un film francese dal titolo Babysitting. Il film che però si chiama I Babysitter nel riadattamento, diciamo, italiano. Dove c'è Andrea Pisani. Che bravo. Molto bravo. C'è Simona Tabasco. E poi sì, c'è Simona Tabasco. Non è alta, però per il resto ha tanti pregi. Il film parla di questi ragazzi che appunto vengono definiti babysitter più che altro per quello che dovrebbero fare, non quello che fanno, perché dovrebbero guardare un bambino e non fanno un lavoro come va fatto da babysitter. Non hanno studiato, non sono laureati in babysittismo e quindi questo si vede già dalle prime scene. E quindi diciamo che è tutto un uno scoprire che non vi diciamo e che dovrebbe non essere così. In realtà a comandare non sono i babysitter, ma sempre sono i nanetti a comandare. Diciamo una cosa vera di questo film, è che è forse il quarto film che noi facciamo insieme e non ci... cioè... è il quarto? Quarto. Ma anche dopo tanti anni che lavoriamo insieme, ed è veramente una disdetta. Cioè è una delle situazioni più deplorevoli in cui io abbia mai versato, non lo sopporto più. Lo detesto, non lo trovo neanche pesante, ma tu sei pesante, cioè, ma è ti che sei cerco visto? Di dargli una mano. Ma ti sei visto? Intanto c'è più colesterolo che sangue nelle vene. La vuoi smettere di mangiare porchetta, di trattarti male? Non ci sopportiamo. Poi non ti vedo mai bere un po' d'acqua. Guarda che l'acqua fa bene, aiuta, capito? Cazzo, guarda che brufolo ha. Cioè che nemmeno veramente io penso che sono arrivato e ho detto dove stiamo al naso, cioè sì, il Vesuvio, perché sei cioè tu che me lo fai venire. In realtà anche gli attori hanno bisogno di babysitteraggio. Beh, certo, ma se tu guardi attorno agli attori ci sono 50 persone che si muovono, uno porta una cosa, cioè, noi abbiamo veramente tanti babysitter e ne abbiamo molto più bisogno dei bambini, forse. I bambini hanno bisogno di genitori attenti. Ragazzi, ma ora con tutti questi film che si fanno dove chiedono delle prove di attore, abbiamo girato una sera ad Ariccia in una foresta, ha preso la polmonite. Ora io non dico DiCaprio il Revenant, capito? Cioè una però sera ad Ariccia in una foresta, dormire in un cavallo. Ho dormito in un cavallo. Dormici te nel cavallo. Ma quello perché dormi perché te con la perché poi non stai a casa, Paolo? Ma perché non stai a casa? Ma non uscire fare più di l'intervista casa. A questo povero cioè, ragazzo. Cioè tu non è che devi smettere di lasciamo fare l'intervista. Non devi più a questo uscire. Povero ragazzo. Dai, dice. Va bene, facci l'intervista. Per me va bene così, eh. Yo. Ti fai male, ti fai male!